Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Roots of Insanity, ovvero le radici della follia, se volessimo trovargli una traduzione letterale in italiano, un gioco che teoricamente dovrebbe fare molta paura, probabilmente la farà, tant'è che appunto se dovesse esserci un seguito a questo Scopriamo, sappiate che come sempre sarò in dolce compagnia della mia amata compagna, per cui, che dire... Cominciamo pregando che le cose non siano così drammatiche come invece presuppongo possano essere. È in italiano, per cui evviva evviva. Tu sei Riley McClain, un giovane dottore che lavora all'ospedale August Valentine. È il 5 aprile del 2005 ed è il tuo turno lavorativo di notte. Fortunatamente non è un giorno pesante. Questa sera è il blocco A. Dove si trova il tuo ufficio è tranquillo. Il blocco B dell'ospedale non viene usato da anni. Mentre ti siedi nel tuo ufficio, il tuo unico desiderio è di sopravvivere la notte senza avere un altro dei tuoi attacchi epilettici che ti hanno tormentato tutta la vita. Ma che cazzarola, però. Cioè, allora. Faccio il turno di notte, però ho gli attacchi epilettici. Non è proprio il massimo della vita come lavoro così solitario, no? Vabbè. Crania Games presenta. We spent our days with my father in the operating room. Everything was fine until my mom died. My symptoms were getting worse. Couldn't help myself anymore. I have responsibilities that I can't leave behind. I can't leave this place. Things have changed. Proprio allegria, you! Vabbè, pronti via l'attacco epilettico, non gliela posso fare, eh. Ok, pad non è supportato, mettiamo via pad. Allora, che ansia è? Sto a cercare le medicine? Niente medicine. È un attacco d'ansia o un attacco epilettico imminente? Non lo so. Ma perché io mi intigno a fare giochi che mi agitano? Allora. Non possiamo. Vabbè, io non so cosa fare. Esco. Arrivederci. Mi licenzio. Fio mio, te in chat, attacchi epilettici, mi sa che stai messo peggio, eh. Sembra che non ci sia nessuno nell'ospedale. Esci nel cortile e trova il personale di sicurezza per scoprire, non si sa, perché non faccio in tempo. Premi tab e non ho fatto in tempo perché mi stavo lamentando. Bene. Ottimo inizio. La porta è chiusa, ma comunque, fatto sta che questo sta smadonnando. Non è messo benissimo, secondo me, col cervello. Penso che il discorso degli attacchi epilettici sia... Che cos'è quella cosa che sbrilluccica in lontananza? Una TV, bene. Non so perché ho fatto... Dunque, ma che bel posticino di lavoro. Ma come cazzo... Vabbè. Cioè, devi aspettare le visioni del male per dire forse è il caso che cambio lavoro. No. Premi e tieni premuto shift per abbassarti. Non è vero, mente. Shift mi fa correre. Perché c'è la polizia? No, scusate un attimo. È polizia? Fa tipo una cifra rec sta parte. Non so per quale motivo, ma mi ricorda. Mamma mia. Devi trovare il personale di sicurezza. Controlla il blocco B dal quale è arrivato il grido. Ma quale grido? Io non ho sentito nessun grido. Vabbè, comunque shift non mi fa abbassare, ma ci corro. Spero che la cosa non sia un problema. Premi E per entrare nel blocco B piano 1.
Devi trovare il personale di sicurezza e controllare il blocco mine. Vabbè, abbiamo capito questo aspetto dell'avventura. La madre di Riley è morta in questo ospedale nel 2004 a causa di un tumore al cervello. Riley è riuscita a malapena a riprendersi dopo un periodo molto... Beh, è l'emblema di ogni volta che leggi qualcosa ti viene voglia veramente di... Oh, santo cielo. Ma perché porsi la domanda? Oh no. No, è nastro per... Calma e sangue. Allora, sono l'infermiera Gloria. Se stai leggendo questo avviso, significa che sono morta. Devi portare queste registrazioni video alla polizia. Devi raccontare il casino che sta succedendo qui dentro. Io non ce la faccio più. Non addentrarti ulteriormente nella biblioteca e non entrare in quel passaggio. Non lo facciamo allora. Andiamo a fare altro. Quindi uno normale si gira e esce. Non, lui no. Lui ha gli attacchi epilettici, ma è coerente con se stesso. Di qualcosa tocca morire. E lui ha deciso: usa queste batterie quando quelle della fotocamera. Premi F. Vabbè, niente. Le batterie della fotocamera sono esaurite. Usa R per sostituirle. R. C'è un indicatore? Ah, così secco. Bene. Ma che ansia, ma io già i fan footage mi mandano al manicomio, però quelli sono film, per cui uno si gira. Aumenta la salute prendendo queste medicine quando la tua salute è bassa, usale anche durante i tuoi attacchi epilettici. Ma perché? Ma perché? Cioè, l'horror con l'epilettico sembra una barzelletta. Giusto perché dici, sai, siccome i morti... La telecamera, l'ospedale psichiatrico e il sangue, le visioni non erano abbastanza, ci ficchiamo pure gli attacchi epilettici così proprio. Pure quel pizzico di sanità mentale che uno potrebbe conservarla, ma andiamo veramente a farsi benedire. Ho preso le medicine. Che poi io ho paura di scoprire come saranno stati attacchi epilettici, perché vabbè. Ma io non sento... Perché lui sente cose che io non sento? È il figlio di coso? Di Daredevil? O io sono sordo? È una delle due? Vabbè. La tipa aveva scritto: vai via, non te girà. Invece no. Io non ci voglio venire qua. Me ne voglio andare. Mamma mia. Calma. Documenti. Leggiamo? No. Vabbè, ma quindi, cioè, nel senso, questo famoso... Ah, ecco. Speravo di... Non so dove andarci, salutiamo qui. No. Beh, ragazzi, ma adesso, a parte le battute, ma dov'è che devo andare? Il dubbio cosmico. Devo passare di qua. Garantito. No. Che cazzarola! What? What the
no. Vabbè, tutto qui ci sta dicendo di andare... Perché è aperto? Di andare lontano, di fuggire via mille miglia. No, lui, perché lo fai? Cioè, sei pure epilettico. Riguardati in qualche modo. Che cos'è, un feto? Mamma mia, ma che cazzo, allora, ma che cosa sto facendo? Ma con tutti i giochi allegri che io potevo fare oggi, no? Bello! C'avevo da fare tante cose. Potevo giocare a FIFA, potevo fare un video su For Honor, no, io... Ma io me ne cerco. Me ne cerco. Che è? R! E non c'ho più pile. Mi devo sbrigare a cercare le pile. Io non ce voglio. Io non ce vado. Scusate, ma che veramente. Andiamo a cercare. No, non me va. Posso decidere. Decidere di non andare. Non ce voglio andare. Oh. È da pazzi che io debba andare in un posto dove c'è uno che sta ciondolà. Mi sa che era meglio quello che ciondolava. Oh. Che cosa c'ho? No, raga, non gliela posso fare. Dio, il brivido. Allora. Mamma mia. Io lo so che devo andare dove c'è quello e non ci saranno altre vie. Poi non vedo una mazza, non vedo. Ci sono alcune cose che si vedono meglio con e altre che si... Allora, calma. Libreria non ce se va. Ok, no, oggi non si legge. Poi... Ecco, oh, medicina. Un'altra medicina. Troppe medicine. Troppe. Una volta non, in questi giochi non c'erano i documenti che ti permettevano di rilassarti un attimo, eh. No, eh. Perché non ho aspettato Elisa? Perché? Mi porto avanti, lo faccio, inizio io, poi semmai giochiamo insieme. Ma perché? Ma perché poi lo so che muoio dentro ogni volta. È mio ostino. No, io comunque col visore, ma manco se me lo regalano un horror. Scusate, mammo,
con tutto il bene, ma non si può aumentare la luminosità. Non si può. No. Gamma. Oh, ecco, dateci un minimo di... Oh, vedi com'è tutto più lucente e fintamente rilassante. Oh, mo sì. No, era meglio il buio. Niente, torno indietro. Allora, vediamo meglio il... Io non me ne ero neanche accorto che fossero due. Pensavo che... Mortacci. Ma non dire cosa... Se avessi fallito cosa sarebbe successo? Non hai batterie. Vabbè. E state zitto. Vabbè, ma cioè, nel senso, sono venuto fino a qua. Vabbè. Adesso lo lasciamo sbavare in tranquillità e nella sua intimità. Io, niente, mi tocca andare di qua. Va bene. La libreria no. È così, una volta era buio, perché mo ci vede pure in cieco qua. Premi il tasto. Ma che... Un po' più di convinzione ce la vogliamo mettere? Ballerino. Penso si sia autosomministrato quella cosa. Ho capito. Prova. Per poi provare a difenderti, ma sei un dottore, non un combattente. E si è visto, devo dire. È un modo gentile per dirmi fatti gli affari tuoi e non te impiccià, ecco. Vabbè, ma qualcosa puoi fare allora. Ma scusate, allora andiamo a allenarci sul manichino. Manichino poi. Allora, carissimo Doc. No. Non era previsto che potessi farti male. Bene. Come se avessi accettato. Allora, vabbè, io passerei di lato. Ma se io volessi effettivamente abbassarmi, no? No, non posso. Vabbè, ho capito, mi sta a caricare. Dove passo? Vabbè. Perché non trovo... Ma... Pensavo peggio, dai. Ma che cosa? Ma perché? C'è qualcosa che non mi torna. Perché sono morto? Vabbè, ragazzi, io direi che allora a questo punto il momento migliore per salutarci non potrebbe veramente esserci. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Roots of Insanity.
Fatemi sapere se vorreste rivederlo sfruttando l'apposito sondaggio in alto a destra sulla mia faccia e soprattutto vi segnalo che come sempre trovate il link alla pagina sim in descrizione affinché possiate giocarla anche voi qualora lo vogliate. Detto ciò però fatemi sapere che ne pensate adesso al di là del sondaggio, al di là di tutto, perché dei lati positivi ce li ha, dei lati un po' meno positivi anche, ma devo dire che appunto mi intriga, ecco, mettiamola così. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!